benvenuti a tutti ragazzi, siamo Magic Serial. Oggi ragazzi, come tutti si potrete trovare in un video, oggi ragazzi siamo qui tornati in un nuovo angolo di recensione numero 16. Oggi ragazzi siamo qui per recensire la nuova tastiera di Matteo. Trust Avon, Aaron. Avon. La nuova Trust, la nuova tastiera della Trust GXT. Non mi ricordo il nome. Era GXT. GXT è la marca, era Trust GXT. Questa tastiera è una tastiera meccanica, retroilluminata, non so se si vede più di tanto da qui, sì. Vabbè, in modalità sta questa, dove lampeggiano tutti i colori LED. Poi c'è questa fissa, dove puoi anche andare a cambiare il colore. Oh, aspetta. Ci sono i LED, perché no? Poi si può anche abbassare e aumentare la luminosità. E poi in realtà questa tastiera ha molte scorciatoie, ad esempio se io clicco FN F11 mi blocca tutti i tasti, quindi se io vado a fare così, quindi, oppure se io sto esportando un video e magari non devo fare nient'altro, se magari accidentalmente clicco un tasto e mi manda a puttane tutto, con questa funzione blocco tutti i tasti e mi manda a puttane il video. Poi c'è anche un'altra funzione che è comoda anche quando si edita o comunque si gioca, ovvero FN e il tasto di Windows, della finestra di Windows, che permette di bloccare l'apertura della finestra Windows. E ad esempio se state scrivendo, comunque state giocando e vi scivola il dito su quello, non vi permette di far stoppare il mondo. Poi ha anche una funzione molto particolare, ovvero quella di aprire le poste oppure la calcolatrice. Devo capire proprio che, vedi che qua sto facendo tipo un coso bianco, non capisco cos'è. Questo qua mi andrà in mano. Ah, è l'autofocus. Qua lo prende? No, è il simbolo che c'è l'autofocus. Ah, ok. Non so, facevo qualcosa qua, stava a fare così, non si vede là che sto scemo. Mannaggia la puttana. Ah, come. E poi altre funzionalità. La tastiera. È ergonomica? Ergonomica, sì. Tanto ragazzi, per chi ci ha seguito in teoria nella classifica, io ho detto che il mouse appunto mi si era rotto e Matteo l'ha riparato, mi si era rotta la rotellina, me l'ha cambiata. Gli ho messa una brutta. E allora praticamente sul mouse, che è stop, sì, perché è piccola, sul mouse, cioè la rotellina è collegata a un meccanismo. In questo meccanismo è collegato con una parte così piccola che ha una minima botta, se è una plastica molto fina si rompe subito, come in quel caso. Ma pure se fa forte qua, perché sta qui il meccanismo. Questa mo è perché è plastica dura, non te si romperà, è raro che si rompe. E quindi sono andato a sostituire direttamente la rotella, visto che era irriparabile. Ok. Allora ragazzi, guardate, questa tastiera me la devo fare anch'io. La volevo fare come ho. Mi copi? No, se tu mi hai chiesto a me Trust GXT, volevo farmi anche la tastiera appunto. Anche se con il mio Mac di soggetto niente, però è tutto per bellezza. Esatto. Potresti usare come periferica del Windows. A parte che cazzo dici che non c'entra un cazzo con Windows? Sti cazzi, è una periferica. E con Mac è una periferica. Adesso ragazzi, se avete tutto quanto prenderemo la telecamera, la metteremo qua dietro, mi metterò qua dietro e Matteo vi farà vedere cose. Questa da vicino è la tastiera. È la tastiera. Se vede la retroilluminazione. Ok. Vedete le varie scorciatoie, ad esempio F11 blocca tutti i tasti, non posso fare nulla. Sto parlando il mondo. Ok. Poi FN, tasto Windows, non apre Windows. Cioè tipo ad esempio sto giocando, quindi uso WASD e lo spazio, mi scivola il dito, magari il mignolo, e va su quello, quello non si apre, è bloccato. Poi F10. Ah, F10 è una cosa molto interessante, perché se io vado su Google, se io ad esempio vado ad aprire YouTube, ma non so come.
esempio, magari io sto qui e voglio ritornare alla home di Google, FN F10. Poi FN F9 apre la posta elettronica, F12 apre la calcolatrice, F1 apre la musica e poi c'è F4 che muto, F3 aumenta, F2 diminuisce e F7 mette via la musica, F8 manda avanti, F6 manda indietro e F5 fa lo stop, quindi la blocca definitivamente. E sono finiti i tasti. Basta. Quindi ragazzi, questo video è finito. Se vi è piaciuto lasciate un like, come vi ho fatto, iscrivetevi, se passate il click sui nostri profili Instagram, il nuovo profilo di Stefano Di Matteo della fotografia che abbiamo spiegato nel vlog aggiornamento. Esatto. Niente ragazzi, ringraziamo. Ormai lo stiamo spammando ovunque. Niente ragazzi, ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao ste cazze riprese. Ota!